Gesù, ti amo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti, per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso, finché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal breve saggio sulla Divina Volontà, volume 11, 3 marzo 1912. A Luisa, che si lamenta perché il suo bene tarda a presentarsi a lei, Gesù dice: Il tuo corpo è il mio tabernacolo, la tua anima è la pisside che mi contiene, il palpito del tuo cuore è come particola che mi consente di trasformarmi in te come dentro una particola. La differenza è che mentre nella particola che si consuma sono soggetto a continue morti, nel palpito del tuo cuore che simboleggia il tuo amore e non è soggetto a consumarsi, la mia vita è continua. Allora perché tanto ti affliggi per le mie privazioni? L'ostia vivente è per Gesù più cara e più privilegiata della stessa ostia consacrata, perché in questi cieli del suo volere, quali sono le ostie viventi, la vita della sua volontà non finisce mai, mentre nell'ostia consacrata, consumandosi le specie, la sua vita sacramentale finisce. Figlia mia,
Dice Gesù: chi fa la mia volontà perde il suo temperamento e prende il mio. Queste sono le anime alle quali vado ripetendo: se non avessi creato il cielo, per te sola lo creerei. Dato che distendo il cielo del mio volere in loro e faccio le mie vere immagini. In questi cieli io vado spaziando, divertendomi e scherzando con loro. A questi cieli io ripeto: se non mi fossi lasciato nel sacramento per voi, sole mi sarei lasciato, poiché esse sono le mie vere ostie. Ed io come non potrei vivere senza un volere, così non posso vivere senza questi cieli della mia volontà. Anzi, non solo sono le mie vere ostie, ma lo scopo del mio calvario e della mia stessa vita. Questi cieli del mio volere sono per me più cari e privilegiati dei tabernacoli delle stesse ostie consacrate, poiché nell'ostia, consumandosi le specie, la mia vita sacramentale finisce. Invece in questi cieli del mio volere la vita della mia volontà non finisce mai. Mi servono come ostie in terra e saranno le mie ostie eterne in cielo. Il 20 ottobre del 1917 Gesù spiega a Luisa: figlia mia, se non puoi restringere tutta te dentro il breve giro di un'ostia, per amore mio puoi restringere benissimo tutta te nella mia volontà, per poter formare l'ostia di te nella mia volontà. Ogni atto che farai nella mia volontà farà un'ostia ed io mi ciberò di te, come tu di me. Che cosa forma l'ostia? La mia vita in essa, la mia volontà è tutta la mia vita. Allora anche tu puoi farti ostia per amore mio, e quanti più atti farai nella mia volontà, tante più ostie farai per rendermi amore per amore. Infine, volume 12, 6 febbraio 1919. Figlia mia, quando l'anima racchiude il mio volere e mi ama, nel mio volere racchiude me. Allora l'anima amando mi realizza intorno a me gli avvenimenti per imprigionarmi e forma un'ostia per me. Così quando l'anima soffre, quando l'anima ripara. Racchiudendo il mio volere l'anima forma tante ostie per comunicare me e per sfamarsi in modo divino e degno di me. Io appena vedo formate queste ostie nell'anima vado a prenderle per nutrirmi e per saziare l'insaziabile mia fame della creatura che mi rende amore per amore. Tu puoi dirmi: tu hai comunicato me, anche io ho comunicato te. Allora, questa meditazione riprende in parte quella del giorno precedente, una sezione del Trattato della Divina Volontà, dove, del breve saggio sulla Divina Volontà, dove sono raccolti i passi che parlano di queste ostie viventi, che è un po' il clou, ecco, il compimento di un'anima che si radichi perfettamente nel divin volere. Abbiamo già visto ieri il significato di questo termine, perché Gesù usa questa parola, no? Soprattutto riflettendo sulla preparazione ad essere ostia vivente, quindi il corpo puro, l'anima libera dal peccato e poi la mortificazione ininterrotta della volontà propria, perché poi l'operazione divina di Gesù possa trasformare e fondere la volontà dell'anima nella sua. E oggi abbiamo questo passo ulteriore, no? Che presuppone, diciamo così, la trasformazione avvenuta. Gesù comincia a dire: il tuo corpo è il mio tabernacolo. Bellissimo, no? La tua anima, voi sapete che dentro il tabernacolo ci sono le pisside che contengono proprio, stanno a contatto con le ostie consacrate. La tua anima è la pisside e il palpito del tuo cuore è come particola che mi consente di trasformarsi in te come dentro una particola. Il palpito del nostro cuore è un po'... Noi sappiamo che il palpito del nostro cuore è di per sé stessa, come dire, una cosa molto materiale e non controllabile dei nostri voleri, no? E evidentemente ha un significato reale e metaforico. Reale nel senso che la nostra vita di fusione con la Divina Volontà, realizzata attraverso l'umanità santissima di Gesù, o come sempre io amo ripetere,
anche con quella della Divina Maria, perché la Divina Maria con figlia San Luigi Maria Monfort non produce mai nessun tipo di ostacolo all'unione con Dio, ma casomai lo agevola. E ricordiamo sempre che ella è la divina volontà fatta persona, ecco, con l'unica differenza che tutto quello che di divino avveniva in lei avveniva per grazia, mentre in Gesù ovviamente avveniva per natura, essendo il figlio di Dio incarnato. Però quando si realizza veramente questa fusione, c'è questa realtà particolare che veramente il nostro cuore batte all'unisono, nel senso che si è ininterrottamente con Gesù anche, o con Maria, anche quando attualmente non è possibile per tante motivazioni fare un atto attuale. Faccio un esempio, no? Io adesso sto meditando ad alta voce perché i frutti di questa meditazione, come mi è stato chiesto, possano essere condivisi. È chiaro che in questo momento l'oggetto della mia attenzione cosciente e volontaria è il contenuto della meditazione. Non potrei, a meno di una grazia straordinaria di Dio, contemporaneamente con quello che sto dicendo, non lo so, fare gli atti di amore alla Madonna, dire ti amo, mia Divina Maria, oppure dire Gesù ti amo. Perché si creerebbe evidentemente un cortocircuito e sarebbe impossibile, no? Però può accadere che durante questa meditazione, pur essendo io ovviamente concentrato su questo, no? Pensate, comprate quando sta compiendo dei gesti tipici del suo ministero, celebrando la messa, insomma, oppure confessando, eccetera. Però il mio cuore rimane fuso con la divina volontà. Tale che anche se io non posso fare un atto di amore attuale, in qualche modo, ecco, il mio cuore, che continua, io lo chiamo atematicamente, a pensare, a rimanere, questa è un'espressione tipica di Luisa, in Gesù e in Maria, continua ad amarli. È chiaro che prima di giungere a questo vertice ce ne vuole un po', no? E molto bello è anche Gesù che spiega che un'ostia vivente non può essere consumata, no? Perché le ostie particole sì, rimangono nel tabernacolo per essere adorate fino a quando però non siano consumate dalle sante comunioni. Un'ostia vivente no, e anche Gesù può fare come lui stesso dice, se sono parole sue, non azzarderei mai a inoltrarmi in un paragone così ardito. Può comunicarsi, d'accordo? Quindi cibarsi di queste ostie viventi prodotte dagli atti nella divina volontà, delle anime appunto trasformatesi in vere e proprie ostie viventi, ininterrottamente come quando vuole, fin tanto che l'anima mantiene la sua unione con il divino volere. Poi c'è una frase molto bella, a mio avviso, su cui dobbiamo molto riflettere. Figlia mia, chi fa la mia volontà perde il suo temperamento e prende il mio. Chi conosce un pochino la mia attività apostolica sa che al tema dei temperamenti, durante un ciclo di catechesi, che si chiama Chi sono io per poter amare, ho dedicato estrema attenzione perché conoscere e individuare il proprio temperamento è un passo fondamentale per la via della crescita umana e cristiana, perché nello stato di natura decaduta i temperamenti sono quattro, sono non molto difficilmente identificabili e portano con sé un patrimonio di risorse, di aspetti positivi, di pregi e anche però al tempo stesso una serie di difetti o di pericoli, ecco, aspetti negativi, e il lavoro ascetico consiste appunto nel promuovere e potenziare i buoni e anche, diciamo così, nell'imbattersi in un tipo di santità che sia, come dire, confacente a quel certo temperamento, no? Perché ordinariamente la grazia non violenta la natura, ma la porta a perfezione. Però al tempo stesso cercando di ridurre al massimo possibile i limiti e i difetti che possono essere molto brutti in alcuni temperamenti. Se si entra nella divina volontà,
si assume il temperamento di Gesù, oppure, perdonatemi sempre queste glosse per me, oltre che estremamente gradevoli e piacevoli e doverose, assume il temperamento della Divina Maria, uguale, d'accordo? Perché il temperamento di Gesù e della Madonna erano identici. E che temperamenti erano? Scrisse anche un po' di tempo fa, se non ricordo male, negli anni 70, un gesuita, un libro molto bello che si chiamava Ascetica e Psicologia, non mi ricordo come si chiama, che appunto faceva un'analisi anche psicologica dei vari temperamenti e spiegava come Gesù, l'uomo perfetto, aveva il temperamento perfetto. E qual è il temperamento perfetto? È l'assunzione di tutti gli aspetti positivi dei quattro temperamenti conosciuti, che sono il sanguigno, il collerico, il flemmatico e il malinconico, senza nessun difetto. Quindi, ecco perché nel Vangelo vediamo Gesù, non lo so, per esempio, no, pieno di dolcezza e di mansuetudine, comportamenti diciamo tipici del temperamento flemmatico, no? Quindi che è buono, d'accordo? I flemmatici sono, si dice, buono, buoni come il pane. E però poi lo vediamo anche tra i mercanti del Tempio con la frusta in mano, oppure nelle invettive contro i farisei, no? Quindi con comportamenti propri, non del temperamento flemmatico, ma di quello collerico, d'accordo? Vediamo Gesù esprimere, insomma, frasi tipiche del temperamento sanguigno quando esce, dice, c'è un battesimo che devo ricevere, come sono angosciato fino a quando non sia compiuto, no? Quindi a Roma dicono che questo desiderio è proprio espresso con corcore, d'accordo? E vediamo anche, non lo so, Gesù che nell'ultima cena china il capo sul capo, voglio dire, appoggia la testa di San Giovanni sul suo petto, no? Oppure si commuove facilmente, piange, non soltanto alla vista di Gerusalemme, no? Ecco, ma sappiamo anche da scritti e vite di persone che hanno visto Gesù, che spesso piangeva, santamente, ma piangeva, no? Ecco, quindi, mostrando, diciamo, alcuni tratti, in senso buono, diciamo, di sensibilità tipici del temperamento malinconico. Comunque, adesso poi non è questa la sede, no? Ecco, però, nella Divina Volontà, cosa significa questo? Che devono scomparire gradualmente, ovviamente, no? Perché non ci sono botti improvvisi, i difetti del nostro temperamento, e devono cominciare a sorgere i pregi e, diciamo, attitudini o qualità che noi non abbiamo conosciuto di noi stessi, evidentemente pur rimanendo noi, d'accordo? È così, se questo non accade, abbiamo un'altra cartina di tornasole per prendere atto che nella Divina Volontà ancora non ci siamo, non ci viviamo, no? È così, c'è poco da fare. Ancora, sempre in questa meditazione, quindi attenzione, su questo dobbiamo fare un esame di coscienza, no? Conoscendo i temperamenti, non è questa esattamente adesso la sede per riprendere tutte quante queste lunghe dissertazioni, no? Vedere, io sto crescendo, cioè sto eliminando, scompaiono i difetti del mio temperamento, appaiono anche alcune qualità nuove in me che non conoscevo e che non pensavo mai di poter vivere per come sono fatto, no? Il temperamento è una cosa radicata in noi, non è una cosa. Sapete che nell'ascetica tradizionale, ecco, quindi salvo, diciamo, le particolarità della Divina Volontà, si dice che il temperamento non si cambia, d'accordo? Io non posso, avendo io un temperamento collerico, insomma, cambiarmelo e dirmi voglio creare un temperamento, che te so, malinconico, non lo posso fare. Quello che posso fare, questa è la distinzione ascetica tra temperamento e carattere, è che posso e devo modellare il mio temperamento, non lasciarlo allo stato brado, appunto, per controllare i suoi aspetti difettosi e
ben impiegare le qualità che il temperamento ha, d'accordo? Ma non cambiare il temperamento. Qui però, se non da un punto di vista, come dire, usando una parola grossa, come dire, ontologico, metafisico, cioè del profondo del nostro essere, quindi quantomeno da un punto di vista, sempre usando un parolone grosso, fenomenologico, cioè esistenziale, avviene però un cambio, nel senso che, un cambio reale, nel senso che sorgono in noi dei tratti sconosciuti e non preventivabili e non immaginabili senza questi prodigi propri del regno del divin volere. Più avanti Gesù riprende un'immagine molto bella. Distendo il cielo del mio volere in loro e faccio le mie vere immagini, e in questi cieli io vado spaziando, attenzione, divertendomi e scherzando con loro. Invito a riflettere bene su queste espressioni, no? Che lasciano a volte un pochino perplessi o scandalizzati, ecco, o scandalizzate, le anime che hanno degli schemi mentali, ecco, su come dovrebbe essere Gesù, su come devono essere i santi, eccetera, no? Queste espressioni sono un po' come quelle eccessivamente confidenziali e amorevoli, ecco, sia a parole che a gesti che Gesù indubbiamente ha assunto, risulta dagli scritti nei confronti di Luisa, e che scandalizzano chi ha una immagine di Gesù, ma che è la sua propria immagine, non è ciò che Gesù è. Allora, qui abbiamo scoperto oggi che Gesù si diverte e scherza. Ce lo immaginiamo, lo dice lui. In questi cieli io vado spaziando, divertendomi e scherzando con loro. Questo fa comprendere anche il grado di intimità a cui porta la vita nella divina volontà. E anche, come dire, quella certa solarità gaudiosa, io la chiamo, che caratterizza insomma queste anime, no? Io, insomma, vedere personalità un po' scure, un po' tristi, come appaiono anche dai toni di voce, insomma, dai tratti, eccetera, no? Anche nel mondo della divina volontà, no, a me non fa un'ottima impressione, insomma, perché la gioia profonda, vera, ecco, la gioia che comporta anche, ripeto, questa santa leggerezza, no? Quindi Gesù scherza, Gesù si diverte, d'accordo? Io penso che, questa è un'opinione mia personale, insomma, no? Nella vita del divin volere, tra i tanti miracoli che si realizzano, io penso che si impari anche a, come dire, a santamente scherzare, a santamente divertirsi. Lo sapete, gli scherzi e i divertimenti possono essere forieri tra noi uomini di un sacco di peccati, non perché uno vuole stare a fare col muso, ma perché gli scherzi possono essere di cattivo gusto, possono essere pesanti, d'accordo, possono portare a tante cose, così come i divertimenti, figuriamoci, no? I divertimenti illeciti sono purtroppo molto più di quelli leciti, così almeno in letteratura, ma non è così nel divin volere, e Gesù stesso si diverte a, come dire, perché poi lo spiega, mi nutro per saziare l'insaziabile mia fame della creatura che mi rende amore per amore, cioè, capite, c'è una sorta di, da quello che si comprende dagli scritti, di godimento divino reale, d'accordo? Questo vale per Gesù, ma certamente vale anche per Maria nei confronti dell'anima dei suoi devoti, cioè una delle tante scoperte, insomma, che avviene nel regno della divina volontà, a mio modestissimo avviso, non soltanto questo amore immenso di Dio nei confronti della sua creatura, no? Che lo aveva riversato in maniera perfetta, insomma, in Adamo, con doni e dotazioni straordinarie, stupende. E questo
Quindi, però, non è soltanto un amore, come dire, in uscita, cioè perché Dio è la pienezza, insomma, non ha bisogno di niente, quindi è evidente che si dona per amore, rendendo ricco chiunque, no? Però qui compare in maniera reale, misteriosa, ma vera, il desiderio di Dio, quindi di averla per sé la creatura, quindi di questa risposta di amore della creatura, di cui Gesù dice: ho fame, mi sazia l'insaziabile mia fame della creatura. D'accordo? Io penso anche al cuore immacolato di Maria e a quanto desidera anche lei, anime amanti. Amanti, 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 d'accordo? Ecco, devote, tenere, come dice San Luigi nel Trattato della vera devozione, no? Che le facciano compagnia, che siano capaci, capite, di fare 100.000 delicatezze. Io personalmente, una delle cose più belle che ho scoperto in questo mondo, di cui, ripeto, sono sempre un povero novizio, ecco, e quindi ci cammino in punta di piedi, uso sempre affermazioni molto molto caute, però al tempo stesso vedo, percepisco, scopro, vivo e poi, diciamo, nel piccolo testimonio per me questa cosa, quindi cioè intendere e vivere i rapporti con Gesù e Maria proprio sul piano di un amore forte, d'accordo? Divinamente analogo a quello che tra noi esseri umani si vive quando ci si realmente innamora, capite? È qualcosa di molto, molto, di molto bello e che rende veramente la vita felice, no? E a quanto pare la rende felice non soltanto a noi, questa è la cosa sconvolgente, ma la rende felice anche a loro. L'ultima cosa su cui riflettere un po' è che ogni atto che si fa nella divina volontà forma un'ostia e dà appunto la comunione a Gesù ed io mi ciberò di te come tu di me. Quanti più atti farai nella mia volontà, tante più ostie farai per rendermi amore per amore. E qui gli atti nella divina volontà, ecco, vengono, come sappiamo, tecnicamente gli atti nella divina volontà vengono dagli atti, appunto, l'atto preventivo, l'atto attuale e i giri nella divina volontà. Ecco, mi permetto sempre, quando parlo di queste cose, ricordando che tutto questo deve avere come base, quello che abbiamo visto ieri. Corpo puro, un'anima lontana dal peccato ed un impegno continuo a far morire la nostra volontà per poter fare anche in tutto solo ciò che Dio vuole. Essendo pronti a tutti per questo qui, a qualunque taglio, a qualunque chi non rinuncia a tutti i miei averi, dice Gesù nel Vangelo, non può essere mio discepolo. Questo evidentemente vale per il regno della divina volontà, e lì menziona Gesù anche gli affetti più cari e più santi del mondo, d'accordo? Chi non odia il padre, la madre, la moglie, i figli, i campi, Vangelo che va evidentemente interpretato, no? Quindi che non si tratta di volere male a nessuno, però quello che Gesù sta dicendo è che l'amore per lui deve essere un assoluto, cioè si trovano negli scritti di Luisa, dell'espressione molto molto forte, nel senso che Gesù si lamenta anche di una sua, diciamo così, di un suo affetto umano non consono, eccessivo verso la creatura. Come dire, informazioni queste note in ascetica e in mistica, perché basta leggere San Giovanni della Croce, Santa Teresa per verificarle, cioè un minimo attaccamento disordinato alla creatura ostacola. E non è che ostacola, impedisce, ecco, l'unione con Dio e certamente impedisce anche la fusione con la divina volontà, senza alcun dubbio. Per cui se io dovessi trovarmi dinanzi a una cosa di questo genere, o mi stacco in maniera indolore,
o mi stacco in maniera dolorosa, troncando anche situazioni e cose, ma certamente non possono andare avanti una cosa di questo genere se desidero l'unione con la divina volontà. Quindi gli atti nella divina volontà sono grandi e sono fondamentali, ma non vanno, ripeto e ripeto perché comincio a vedere alcune cose, quindi parlo per esperienza pastorale, non vanno assolutizzati nel senso basta che faccio qualche atto attuale, qualche giro, ecco, e divento un'ostia vivente per Gesù. Calma, 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 ecco. Sì, e noi tra l'altro non nemo iudex in causa proprio, dobbiamo ricordarlo anche per questa cosa, e anche un pochino di santa umiltà, nel senso di non andare insomma ad attribuire facilmente a noi stessi cose tanto grandi, no? Quello che possiamo dire, se uno ha fatto alcune scelte, è: io desidero entrare nel regno della divina volontà, ci sto provando, ecco, questo sì, ecco, ma presumere di già esservi dentro, e tra l'altro a costo abbastanza basso, è un po' pochino, no? È un po' fuori luogo. Bene, facciamo il nostro minuto di meditazione e poi concludiamo, come sempre, questo tempo di preghiera. Bene, mia Divina Maria, concedimi la grazia di una profonda unione e comunione con Te, che il palpito del mio cuore diventi un canto ininterrotto di amore a Te e a Gesù, per riempire sempre i vostri cuori assetati dell'amore della creatura, di tutto l'amore unito al divin volere di cui è capace il mio povero cuore. Aiutami, ecco, a morire completamente a me stesso, a spogliarmi di tutto, a dimenticarmi, a fare tutto con Te, a prendere in tutto il Tuo temperamento, attraverso tutto il lavorio che per grazia e con la grazia, ecco, richiede l'ingresso nel regno della Divina Volontà. Aiutami ad entrare in un rapporto sempre più intimo di amore devoto, profondo, con Te e col Tuo Gesù, che rappresenta il paradiso anticipato sulla terra, ecco, perché questa è la vita nella Divina Volontà, in attesa del godimento del paradiso del cielo. Come proposito per oggi, cosa insomma da ritenere per avere un pochino i frutti della meditazione, va bene riportare l'immagine completa, ecco, dell'anima trasformata nella divina volontà, quindi del tabernacolo, della pisside, della particola, come simbolo del corpo dell'anima e dell'amore ininterrotto, ecco, che nutre i cuori di Gesù e di Maria, e anche la promessa, ecco, della trasformazione del temperamento, della perdita del temperamento proprio e dell'acquisizione del temperamento di Gesù e di Maria. Gesù, ti amo con la tua volontà. Maria, ti amo nella divina volontà. Gesù, ti amo con la tua volontà. Maria, ti amo nella divina volontà.
Gesù, ti amo con la tua volontà. Maria, ti amo nella divina volontà. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.